Hey Cuccio, benvenuti in questo nuovo video, sono AndreLink91 ed oggi siamo in un episodio extra di Yo-K Watch Busters 2. Nel video di oggi andremo ad affrontare i due Emma, i due labirinti di Emma che ho sbloccato grazie alle pietre degli Emma. Inoltre credo che ci sarà tempo anche per Darknian e per Capitan Tuono. Proverò a farli entrambi. Ma prima cosa, come ho detto appunto, ci sono due pietre degli Emma, abbiamo anche Fudo, che penso di poter fare anche questo, tanto è solo da affrontare i boss. Abbiamo questo Emma e questo Emma, risvegliato e oscuro. La squadra è sempre quella dello scorso episodio. Fammelo vedere per benino, fammelo vedere. Wow. Ah, ma sono delle gambe. E usare subitissimo una mappa, dato che ce l'ho apposta per attraversare livelli in scioltezza. Dovrebbe essere di livello 31 questo Emma, dato che sono entrato al livello 31. Perché questi boss sono come quelli di Blaster Steel. Quando c'è il punto interrogativo, se entri con il livello 40 avrai il boss al livello 40. Mentre se entri con il livello 10 avrai il boss al livello 10. È sempre stato così da quando è uscito Blaster Steel. Che poi le meccaniche sono state riprese anche in questo Blasters. Quindi insomma preferisco avere un boss leggermente più forte, però vincere, piuttosto che avere un boss fortissimo e penare per vincere. Perfetto. Ecco Emma risvegliato. Wow. Mi ha fatto un danno iniziale come non ci fosse un domani. Ma è comunque debole. Cioè anche a livello 30 è così debole. Al prossimo ci entro a livello 40 allora, perché ho visto che da pochi punti, da poche sfere Oni, perché certo se tu il gioco pensa ok questo qua legge che il punto interrogativo ci entra a livello 40 è comunque facile. Allora sono stati nerfati di un bel po' i nemici, perché dovrei essere a livello 41. Ok, allora Emma Oscuro ci entro a livello 41. Ok, sì, possono diventare amici, ma non è detto. E infatti mi sa che non è diventato. No, non è diventato. Quindi la mia teoria era errata. Non devi penare per vincere. Facciamoci anche questo Emma. Emma Oscuro. Però una cosa strana che ho notato è che dopo aver finito il gioco l'Energy Max mi si carica molto più lentamente. Non so cos'è successo. Ci siamo? E vabbè. Ah, ma sono deboli proprio. Non è come Blaster Steel allora. Sono scarsini. Sono molto scarsi. Mi sono preoccupato per nulla. Però la cosa buona è che puoi provare a reclutarli almeno. Ti immagini al primo tentativo? No, niente. A questo punto io mi farei allora anche lui. La spada che è davvero bella. Però anche lui come Emma mi fa l'attacco, sì, quello in picchiata. Come Zazel. Peccato. Poteva essere qualcosina di più. Ovviamente nessun oggetto perdu, perché siamo dei poveri stolti a pensare di poter riceverne uno. Vediamo un po', magari lui, chissà, neanche a pagarlo oro. Direi allora a questo punto di provare Capitan Tuono, perché i boss bene o male l'ho fatti, quelli che volevo fare, ovvero lui. Questi sì, vorrei farli, ma non lo so. Ci devo pensare. E poi qui avremo anche questi due che sì, amplierebbero leggermente la storia. Capitan Tuono ora. E poi dopo anche Darknian, che Darknian è davvero davvero forte. Non siamo sulla luna.
È già qualcosa. Vai, ragazzi. Aiuto. Ah, insomma, non tanto. Pa-pam. Bella musichetta. Molto facile anche lui. Oh! Ah, la seconda fase! Ora è più arrabbiato. Però non ci colpisce comunque. Cioè lui prende il danno ma rimane impassibile. Non si sposta di un millimetro. Ah. Aiuto. Ah, sì, non ricordo di preciso se dovevo semplicemente scappare o aspettare che mi puntasse. Ah, ok, è andato. Non funziona? No, non funziona, niente. Allora, attacchiamolo semplicemente, raga. Niente, volevo provare a fare... a mettere il blaster per vedere se potevo fermare il tempo e quindi prendere qualche sfera Oni, ma non ha funzionato. Niente, allora, ce ne andiamo così. Niente oggetto per due, ovviamente. Voglio provare ora contro Darknian, però penso che non sarà affatto facile. Ah, lui è Dark Master, però. Non Darknian, semplicemente. Ragazzi, scende molto... Ma è pazzo? Quanto mi ha tolto con un attacco? Quanto ci ha tolto? No, no, ragazzi, vado con il blaster. Voglio vincere facile. Che poi non gli sto facendo comunque nulla. Vai, è andato, è andato. Se il blaster c'è, vuol dire che devi usarlo. Oh, almeno lui ci ha dato un oggetto per due. Almeno quello. Ah, davvero dura al livello 45 contro un livello 45. Che poi io non sono neanche davvero livello 45, so. Ah sì? No, quello è... Sono 40... Hironian! A livello 45 oltretutto! Wow! Allora vale la pena affrontare Dark Master. Tira io che è a livello 45, tira. Carino Hironian. Non è male, non è male. Noi siamo a livello 42, vedi? Non 45. Mo sono proprio curioso di vedere qual è il prossimo nemico. Kabukio 52. Questo 65. Buonanotte. Kabukio è quando ci arrivo a 52, ragazzi. Non so però se ne farò altri, perché ora che ho visto Kabukio vorrei farli, però mi manca ora veramente il tempo di giocarci. Prima ne avevo troppo, ora ne ho poco e niente. Bene Cuggi, per questo video è tutto, io come sempre vi ringrazio per averlo seguito e vi ricordo che in descrizione c'è il link per Instagram dove pubblico tutti quanti gli aggiornamenti che troverete pubblicati anche nella pagina community del mio canale YouTube. Vi invito inoltre a iscrivervi al canale nel caso ancora non foste iscritti a noi. Ci vediamo come sempre al prossimo video. Bye bye!